una parte a J.P. Morgan Chase, se no... Con la sua torre piatta elevata sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce conflitto nelle nere, in mezzo a una compagnia di addormentati vigliassi, a metà d'ombra. Scese con la porta di giù, distinguevano i villaggi, le case, le capanne, il palazzotto di Borgonino, con la sua torre bianca elevata sopra le casucce, macchinate da palla e corridoi, e era una ferita più ricca di un'altra. Serve questo e quello, cosa servono? Questo è per la mola, per fare i falcetti, le falci. E quello invece? È quello per sgranocchiare il mais. Non ho capito. Non ho capito. Metteva dentro qua, girava. Ho capito. E come si chiama? Poi diceva, faceva lei la... Ho capito, la pizzatura. Poi quando erano giù, c'erano quelle che avanzavano magari su 10-15 granelli, li faceva a mano, perché una volta si rimuovono. Non è come adesso che prendono a mangiare, capito, il pattumiere. E quelli, quelli per il fuso, e questo è per che cosa? Per cadere. Perché era la lana questo? Quando usavano le pecore, vede che pungioni, facevano, mettevano sotto la lana grezza, che è la lana grezza, è tutta arricciata. Questa qua la tirava dritta. Ah, ho capito, bello. Quando lo faceva veniva fuori la lana sempre dalla stessa parte. Ah, che bello, grazie.
possa indicare un relativo pericolo, oppure se si può fidare. E Patrizia, che veniva di pochi giorni, ecco, dobbiamo pensare che nel momento in cui il progetto utilizzabile. Meglio per la forgiatura d'acciaio, timbro meccanico di alta brillanza, perciò lavorato mosso dell'energia idraulica della roccia
erano delle lezioni artificiali più in labbro. Era la prima macchina di fucine per uffici, filante Sturf, fu costruito la famiglia Carpani di Ponte Lambro in auge dai secoli bui fino all'Ottocento, proprietario dei diritti di sfruttamento in area collocata a Carpesino, alla fazione di Erba. Fu restaurato nel 116, un secolo dopo passò alla stamperia, fucine che da Brescia era spostato a Carpesino, poi entrato nella fronte della prima guerra mondiale. Ha lavorato ancora 10 anni, poi fu costruito dagli mossi dell'energia elettrica. Fucine antico bagno fu restaurato dalla comune di Megarba, depositato della fede e scuola ancora antiche mentre muoveva. Con la sua torre piatta elevata sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce conflitto nelle nere, in mezzo a una compagnia da tormentati di classe, abitando queste, quello, cosa servono? Queste per la mola, per fare i, ah, i falcetti, i falci, quelli invece? E quello per sgranocchiare il mais. Ah,
Non ho capito. Capito che erano le metteva dentro parole. Qua, girava. Capito. E come si chiama? Che poi diceva, faceva lei la. Ah, capito, la pezzatura. Poi quando erano giù, c'erano quelle che avanzavano magari su 10-15 gradelli, li faceva male. Perché una volta si recupera. Ah, capito. Non è come adesso che prendono a mangiare. Capito, la buttano via. E quelli, quelli per il fuso, e questo è per che cosa? Perché dare la lana questo? Quando usavano le pecore, vede che pungioni, sì. Facevano, mettevano sotto la lana grezza, che la lana grezza è tutta arricciata. Questa qua la tirava dritta. Ah, ho capito, capito, bello. Quando lo faceva veniva fuori la lana sempre dalla stessa parte. Ah, che bello, bello, grazie. Thank you.
con la macro famiglia delle dimensioni, una macro famiglia, diventi insomma sostanzialmente una. Tu lo vuoi un po' più stagionale, eh? Meglio per la forgiatura d'acciaio, simbolo meccanica dell'alta brillanza, per il ciclo lavorato mosso dell'energia idraulica della roccia erano di direzione artificiale più in labbro. Dalla prima macchina di fucine per uffici filante Sturf, costruito dalla famiglia Carpani di Ponte Lambro, in auge da secoli bui fino all'Ottocento, proprietario dei diritti di sfruttamento minerale collocato a Carpesino, alla fazione di Erba, fu restaurato nel 116, un secolo dopo passò alla Stamperia, fucine che da Brescia era spostato a Carpesino, poi entrando a fronte della prima guerra mondiale, ha lavorato ancora 6 anni, poi fu costruito dagli mossi dell'energia elettrica, fucine antico bagno fu restaurato e salato al comune di Megarba, così salato della fede e la scuola ancora antica mentre muoveva. Thank you.